Hola, hola a tutti ragazzi e ragazze e benvenuti e benvenute in un altro mio video. Allora, questo è un video haul un po' speciale, un po' particolare, perché è nato da una... non vorrei esagerare dicendo un amore folle, ma da una grandissima e fortissima simpatia che mi è nata per la titolare di questo... di questo sito di prodotti EcoBio. Vi racconto com'è andata. Allora, innanzitutto, vabbè, come avete visto dal titolo, ho fatto un ordine pratica, scusate, ma vorrei dire, come sempre, voglio dire tante cose e mi si impiccia la lingua perché il mio cervello va velocissimo, velocissimo, care ragazze. È un super cervellone. Non mi piace la frangetta, ma non importa. Allora, ci tengo tantissimo a fare questo video perché appunto ho fatto questo ordine online dal sito EcoBio Bella, questo sito qui. Allora vi dico come è nata, come sono arrivata alla conoscenza di questo sito. Praticamente mi è arrivata una notifica su Facebook, sulla pagina Life in Colors di Facebook, da parte della titolare di questa, di questo sito, Alessandra, scusatemi, ma no, Alessandra sicuramente, Alessandra Casula, penso si possa dire perché tanto poi è il suo sito, e mi è arrivata una cosa un po' particolare, una notifica un po' particolare, perché io non sono abituata. Cioè, mi diceva di aver visto un mio video recensione su una crema viso di Alchemilla, un video che feci diverso tempo fa, forse addirittura un annetto fa, più o meno, diciamo, e le era molto piaciuto il modo in cui avevo spiegato, praticamente esposto, la presentazione del prodotto, la recensione, insomma, le era piaciuta in parole povere, e quindi mi aveva chiesto se, avendo lei un sito di prodotti EcoBio, di vendita online, e avendo anche la relativa pagina Facebook, ciao! Eccolo. Un attimo, scusate. Eccomi, scusatemi tanto, ma è tornato mio figlio dall'allenamento e aveva bisogno di dirmi una cosa importante. Allora, eccoci qua. Quindi dicevo, mi ha contattata perché le era piaciuta questa recensione che avevo fatto della crema e mi ha chiesto praticamente, ne voglio parlare al presente, mi ha chiesto se poteva pubblicare il mio video sulla sua pagina Facebook relativa ovviamente al suo sito. La cosa mi ha fatto enormemente piacere, primo perché non penso di essere una persona che recensisce bene i prodotti, penso di essere solamente una persona che testa prodotti, che li prova da consumatrice e dice la sua opinione. Comunque la cosa mi ha fatto estremamente piacere e da lì è nata una, non voglio dire fitta perché poi ci siamo messaggiate diverse volte, insomma è nata una simpatia, perlomeno nei miei confronti, verso, cioè per me, nei suoi confronti, per me è nata una grande simpatia. Mi dovete scusare, ma mi ha distratta mio fratello, seminonno. Oddio, scusami Alessandra, scusami tanto, tesoro, se hai visto qualche mio video, sai che insomma i miei video sono tutti un po' incasinati. Comunque, per farla breve, avevo intenzione di acquistare alcuni prodottini e ho deciso di farlo dal suo sito. Primo, perché è un sito giovane, è un sito nato circa 6 mesi fa, e secondo perché lei è veramente carina e disponibile. E quindi diamo una mano a questa ragazza, ma questo non è un appello, è assolutamente... Però avevo piacere comunque di fare questo ordine. Detto ciò, 3 minuti solo di intro, care ragazze, ma ci tenevo a spiegare, ovviamente non avrò spiegato bene perché oggi il tempo è estremamente instabile e così sono io e anche la mia lingua, però vi faccio vedere, allora questo è il bigliettino che vi arriva nel pacco, qualora decideste di fare un ordine. Diamo la possibilità a dei giovani imprenditori o a delle donne come noi di poter realizzare i propri desideri, di poter avviare delle attività. Io sono veramente contenta quando questo può accadere. Io le ho detto, guarda, se hai piacere, io presentando il pacco presenterò anche te. Presentando l'haul, insomma, farò un video di questo ordine che ho fatto. Non è una telepromozione, non è una pubblicità, non mi ha pagato, non mi ha regalato i prodotti, sono stati acquistati, vi farò vedere la fattura. Non siamo parenti, niente di niente, è solo puramente piacere
aiutare, tra virgolette, una ragazza, una donna, una giovane donna a far conoscere il suo sito, che è, vi ripeto, un sito giovane, quindi non ci sono ancora tantissimissimi prodotti, ma sta crescendo in maniera abbastanza considerevole e vi ripeto, lei è veramente un tesoro. Allora, il sito è questo, vi lascio, ecco, www.ecobiobella.it. Eccolo qui, ora vi faccio vedere i prodottini che mi sono arrivati in una maniera molto accurata in questa scatola. Allora, vi faccio vedere il mio ordine, questa è la fattura per farvi vedere che ho pagato tutto, care ragazze. Ecco qui, questo è l'importo, 42,50 euro, quindi non mi è stato assolutamente regalato nulla dei prodotti che ho preso, ovviamente. Poi lei è stata molto carina e mi ha omaggiato di una cremina, però i prodotti sono stati acquistati. Ok, insomma, avete capito che non mi sono stati regalati. Yeah, ce l'abbiamo fatta. Allora, il pacco vi arriva in una maniera, ripeto, molto accurata, perché ci sono tutte queste, spero di non far cadere tutto, vedete, vi arriva con tutte queste come si chiamano, la gommina, insomma, la spugnetta qui, che avvolge completamente i prodotti, e devo dire che mi ha fatto un'ottima impressione il pacco come è arrivato. E poi mi sono arrivati degli opuscoli illustrativi, sì, ma perché? Vabbè, della saponaria, eccolo qui, di alcuni marchi che lei tratta, in parole povere, della Bio Earth, eccola qui, la bava di lumaca famosa, e poi di Alchemilla, ovviamente, non potevano mancare. E allora, questo ve l'ho detto, andiamo a vedere i prodotti. Allora, che cosa ho preso? Oh, tra l'altro, all'interno di questo sito, che tra l'altro è facilissimo, guardate, sono una super ciompa, ho fatto l'ordine in 5 minuti, perché è chiaro, preciso, e questa cosa io l'apprezzo tantissimo, e non essendo una, sto cercando di mettere il foglio, la fattura, e non essendo una tecnologica, ecco, una youtuber tecnologica, per me è stato fondamentale riuscire a compilare l'ordine passo dopo passo, insomma, si è eseguiti come i bambini. Vabbè, basta chiacchierare. Allora, detergente delicato al bambù. C'è una sezione, una parte, diciamo, del suo sito in cui c'è un reparto, chiamiamolo, lei lo chiama outlet, o comunque mi sembra outlet, sì, e ci sono prodotti scontati. Allora, ho preso il detergente delicato al bambù di Alchemilla, che era in offerta a 6,90 euro. Ne ho sentito parlare tantissimo sul tubo da diverse youtuber, appunto, ecco, l'ha fatto arrivare addirittura con, vedete, con la protezione, insomma, è molto 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 curato, vi ripeto, e l'ho sentito parlare tantissimo in internet di questo detergente delicato, ed essendomi trovata benissimo con il bagnoschiuma Ipnosi, che mi arrivò in una bio box di tanto tempo fa, ho detto perché non provare anche questo. Io sinceramente non vorrei aprirlo, perché non so tra quanto lo utilizzerò, e la confezione è da 500 ml, e non vi devo descrivere i prodotti Alchemilla, perché lo sapete, sono eco bio, ecco, c'è scritto qui, con tutte le varie certificazioni, eccetera eccetera, ed è indicato per la detersione di viso, corpo e di igiene intima. Infatti io l'ho preso diciamo per essere utilizzato per l'igiene intima, perché mi sono trovata benissimo con l'altro detergente, e trovo che per la quantità di prodotto il prezzo non sia neanche esagerato, anche perché è molto concentrato, ne basta veramente poco, quindi questo. Poi, vediamo che ho preso qui, vabbè, prendo un po' random come capita, tra i fogli che mi erano arrivati, mi è arrivato anche questo opuscolino della saponaria, Hippiness, linea uomo eco bio alla canapa italiana, per uomini puliti, rasati e contenti grazie a cosmetici fatti a mano, eccolo qui. Prodotti da uomo che onestamente non sapevo esistessero della saponaria. Allora, la crema, diciamo, l'ordine è partito per questa crema qui, che è poi quella che io avevo recensito nella mia, appunto, recensione abbastanza vecchiotta, e con la quale mi ero trovata non bene di più,
e quindi ho deciso di riprendermela. La crema in questione è una crema anti-age, il costo è di 21,80 euro e il formato è da 50 ml. Wow, adesso ve lo dico, 6 mesi. Guardate, io ci ho fatto tantissimo, 21,80 euro, sì, spese da Dio. È una crema incredibilmente idratante, barra nutriente, non unge, non ingrassa, ha un profumo, guardate com'è accurata la confezione, ha un profumo incredibile e ne ero rimasta veramente contentissima al precedente utilizzo. È cambiato leggermente il packaging, diciamo, nella scritta rispetto a quando l'avevo preso io, e questa è per pelli mature e devitalizzate. Estratti vegetali come vitis vinifera e ceratonia siliqua, riduce l'attività dei radicali liberi. Guardate, io mi sono trovata benissimo ed è ha l'erogatore a pompettina, quindi è praticissimo, non si spreca prodotto e mano a mano che lo consumate sale il livello, diciamo, della pompettina e la utilizzate fino all'ultimo goccino. Sono contentissima, contentissima, ovviamente non saprò rimetterla qui dentro e la metterò direttamente qui. 21,80 euro spese, ve la straconsiglio se avete però una pelle matura, quindi diciamo dai 35 in su, ecco, perché già per i 30 anni secondo me, non lo so, poi dipende anche dal tipo di pelle che avete, io penso che precorrere i tempi sia superfluo, l'importante è usare le cose giuste per l'età giusta, ma quanto è brutta sta frangetta. Poi mi sono presa di Saponaria, no, di chi era questo? A Dolcilabbra alla cannella, no, mi sa che è sempre di Alchemilla. La Dolcilabbra alla cannella, io adoro la cannella e mi ero trovata benissimo con la Dolcilabbra. Ragazzi, aiutatemi, voi lo sapete meglio di me, quale avevo usato che mi era arrivato in una bio box? Non me lo ricordo, ma mi ero trovata, mi sembra. Non me la ricordo la profumazione, ragazze. Comunque, siccome adoro la cannella, ho voluto provare anche questo qui. Questo 2,90 euro. Io e il burro cacao viaggiamo 365 giorni l'anno. Non mi manca mai, estate e inverno. Ne acquisto sempre in quantità super industriale. Poi, ho voluto acquistare di nuovo la mia adoratissima, perché mi ci ero trovata troppo bene. La crema Mania, l'olio extravergine di oliva e burro di karité della Saponaria, quella con il packaging rosa lilla, diciamo, che è stato un mio folle amore, è arrivatomi in una bio box anche questa un bel po' di tempo fa. Ho adorato questa crema, mi era piaciuta tantissimo e in un ordine successivo, una volta terminata questa, avevo ordinato quella col packaging verde, che mi avete visto in uno dei prodotti finiti abbastanza recenti, che però, quella all'olio d'oliva mi sembra che era, solo all'olio d'oliva mi sembra, all'olio, una cosa del genere, che però, in quanto a profumazione, come resa sulle mani, diciamo buona anche quella, ma la profumazione di questa non ne ha per nessuno, e quindi me la sono voluta riprendere, e questa, ma perché mi prude tutto? Questa 4,50 euro, che a mio avviso, considerato che è un prodotto vegano, è un prodotto naturale, è un prodotto certificato, bla 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 bla, non è tantissimo, non è tantissimo il costo, sono 60 ml, quindi anche un bel barattolone, bello consistente e pesante. Ok, poi, allora, aspettate, poi. Eccola, non lo trovavo, di Thea Natura. Ho preso sempre un altro prodotto per l'igiene intima, di Thea Natura, Malvalichene e Tea Tree Oil. Eccola qui, della Thea Natura. Di Thea Natura mi arrivò in una bio box, voi sapete che il 90% dei prodotti bio che testo e che provo mi provengono dalle bio box. E Thea Natura mi piace moltissimo come brand. Mi arrivò un bagnoschiuma e l'ho letteralmente adorato. Mi piace molto come brand. E quindi ho voluto provare l'igiene intima. Sapete, io sono fissata con l'igiene intima. Questo è un flacone da 250 ml. Pau, 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 wow, wow, wow.
Wow di 12 mesi, che 12 mesi, flacone ottenuto da riciclo di bottiglie di acqua minerale. Questa cosa mi piace tantissimo, tanto, 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 tanto. Questo 6,40 euro, 6,40 euro. Sicuramente più costosetto rispetto al boccione di Alchemilla. Vedete, quando vi dico Alchemilla, il rapporto qualità-prezzo è incredibile. Però adoro anche Terra Natura, e poi sul detergente intimo ho deciso di non risparmiare più. Allora, questa l'ho fatta vedere, dedicato al bambù, che l'ho preso perché poi ci sono degli omaggini. Allora, mi sembra che abbiamo finito qui, sì, abbiamo finito qui, sì, non vedo nient'altro. Lei è stata molto, 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 molto gentile e mi ha omaggiata, vedete c'è scritto, di questa crema viso antirughe sempre di Thea Natura, rosa olio inca e acido ialuronico. Questa è indicata e formulata per pelli mature, emulsione ad azione nutriente antirughe. È in un formato da 30 ml, non vi so dire il prezzo assolutamente, vi posso solamente dire che c'è olio di argan con proprietà nutriente antiossidanti, Inca Omega Oil, noto per il suo elevato contenuto di omega 3, 6 e 9, e acido ialuronico ed estratti vegetali. Io vi lascio l'inci qui, in maniera tale, spero che si possa vedere, che riusciate a leggere qualcosa, spero per voi. Ecco, cerco di girare un pochino, mi auguro, non so se metterla più lontano o più vicino, no? Forse più vicino. Non riesco a tenere la mano ferma, scusatemi, e la ringrazio tantissimo, ti ringrazio veramente tanto, Ale. Poi, guardate che carino, mi sono arrivati dei campioncini, ma guardate, voi ditemi se non è carino, guardate quanta cura, come sono stati confezionati, con il mio nome e con il sito di Alessandra, con questo nastrino di raffia. Io trovo che sia deliziosa questa cosa, ma veramente veramente carina, che se anche riuscissi ad aprirla non sarebbe male, non è vero? Non è vero? Adesso ce la faremo, ma chi lo sa, eccoci, ce la stiamo, questo è sempre come i bambini che vogliono vedere. Molto carino, molto 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 carino il modo in cui vengono presentati, e guardate quanti, guardate quanti. Allora, velocemente, velocemente, bio bagno doccia mediterraneo della Saponaria, calendula, salvia e lavanda, eccolo qui, qui dice idratante e purificante, eccolo qui. Poi, balsamo concentrato attivo all'olio di oliva bio e alle proteine vegetali del fagiolo baccello, care ragazze, che io sto già utilizzando nel maxi formato che mi è arrivato, cioè il formato intero, diciamo, che mi è arrivato sempre in una bio box e che sto letteralmente adorando, quindi quale felicità, che vi straconsiglio di provare. Poi questa della Bio Earth Loom, la bava di lumaca, insomma, per capirci, crema leggera e di facile assorbimento ad elevato tenore di estratto di bava di lumaca, addirittura per il 79%, microfiltrato e purificato di origine italiana, senza profumo, eccetera, eccetera. Applicare una piccola quantità di crema sulla pelle con un leggero massaggio, far precedere l'applicazione del siero, vabbè, per un'azione più intensa. Io spero, cioè, che dovrebbe essere una crema viso, immagino, sì, bava di lumaca. Oddio, a me fa, devo dirvi la verità, mi fa un pochino senso pensare che sia fatto con la bava di lumaca, eh. Non sono mai riuscita ad acquistare nulla con questo principio attivo, diciamo. Sarà l'occasione per provarla, sarà l'occasione per provarla. Poi, ed è sempre di Bio Earth, gel d'aloe vera 96%, eccolo qui, questo qui, che io utilizzo sempre per i rossori, eccetera, eccetera. Poi, crema solare SPF 30, senza profumo, sempre di Bio Earth, alta protezione, quindi una crema solare con fattore di protezione 30, eccola qui. Poi un'altra crema solare, protezione alta questa, 100% filtro minerale SPF 40, sempre di Bio Earth, che vorrò provare. Guardate, avevo delle mani favolose, vedete, stanno ricrescendo le mie unghiette, care ragazze, con il freddo dei giorni passati, che è ritornato un po' di freddo, si sono sollevate di nuovo le pellicine, vabbè, non ne parliamo, che ve lo dico a fare.
Sempre di BioEarth, latte d'aloe, lozione detergente e idratante, questa proprio ci piace tantissimo. Allora, per detergere, applicare su viso e collo con un leggero massaggio circolare, asportare con ovatta e con una spugnetta inumidita. Per idratare, applicare l'emulsione sulla cute pulita e massaggiare fino a completo assorbimento. Ah, questa è carina perché è praticamente una crema viso barra detergente, tipo latte detergente appunto, sempre di BioEarth. E poi ancora, vedi che carina, mi ha fatto provare, grazie Alessandra, mi ha fatto provare le varie creme solari. Questa è con SPF 15, quindi è più leggera, quindi è una media protezione, sempre di BioArt. Eccola qui. E poi, che cosa c'è qui? C'è credo che sia un segnalibro, care ragazzuole. No, guardate che carino! Ma grazie, 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 grazie di cuore, che carino! Bookmark, quindi un segnalibro, ma troppo, troppo carino, molto carino, guardate. Capito? E non credo che questo arrivi solo a me, assolutamente, non credo proprio. Allora, questo è il mio haul su questo nuovo sito. Contentissima Ale di aver parlato di te in questo video. Sai che io ho un canale piccolino, per cui quello che faccio lo faccio con il cuore. Non ho nessun secondo fine e chi mi segue da più tempo, insomma, lo sa che non me ne frega assolutamente nulla dei numeri, non mi interessa dei soldi, non me ne frega niente. Faccio video per passione e siccome questo è uno scambio, fare video è anche un motivo, un modo per scambiarci informazioni, per arricchire, diciamo, ecco, le nostre conoscenze, io ci tenevo tantissimo a farvi conoscere questo nuovo sito. Vi lascerò poi nell'info box il sito www. È facilissimo, ecobiobella.it. Ale, io saluto in primis te, ti mando un bacio super stra mega galattico, saluto anche tutte voi, vi ringrazio di aver perso questi 20 minuti per vedermi. Scusate le chiacchiere sconclusionate, ma sapete che quando mi emoziono e quando ci tengo particolarmente a presentare qualcosa, la mia testa va nel pallone. Ormai chi mi conosce lo sa, chi non mi conosce o si abitua oppure ci salviamo, ci saluteremo. Io vi ringrazio per essere stati qui e vi mando il mio super strabacio stra mega galattico. E ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!